Buongiorno a tutti, sono Ake e bentornati al mio canale. Oggi vi parlerò di un romanzo di John Green. Sto parlando di questo qui, Colpa delle stelle. Questo è il sesto romanzo dell'autore ed è stato pubblicato, se non sbaglio, nel 2012. Un attimo che controllo. Allora, nel 2012 è stato pubblicato negli Stati Uniti. Nello stesso anno è stato pubblicato anche in Italia dalla Mondadori ed è, sì, dalla Mondadori, dalla Rizzoli, scusate. E dal 2015 è anche pubblicato nell'edizione vintage, come questo qui. Allora, questa è l'edizione da 13 euro, però adesso credo che comunque ci sia la versione più economica. E ha 347 pagine. Allora, credo che lo conosciate tutti, o comunque quasi tutti, la maggior parte di voi lo conoscerà. Comunque vi dico in linea di massima la trama. Allora, i protagonisti sono Hazel Grace, o Hazel, e Augustus, detto Gus. Augustus ha avuto un cancro alla gamba, infatti ha la protesi. Adesso non mi ricordo bene il termine del cancro, che lui comunque ve lo lascerò scritto qua. Invece Hazel, ed è guarito lui, invece Hazel ha un cancro ai polmoni e per questo deve sempre viaggiare con una macchinetta che l'aiuta a respirare. Lei frequenta, diciamo, quasi costretta dai genitori, frequenta un gruppo di sostegno perché spesso ha queste, diciamo, non proprio crisi, ma quasi di depressione, e quindi la portano a questo centro di sostegno. Invece Augustus non lo frequenta, però partecipa a una di queste riunioni spinto dall'amico Isaac, che appunto frequenta questo centro. Ed è proprio a questo incontro che i due si conosceranno. Inizialmente diventeranno amici, vedranno un film insieme e poi alla fine si metteranno insieme. Però, chi l'ha già letto saprà, comunque attenzione per chi non l'ha letto, perché farò uno spoiler adesso. Infatti Augustus morirà, perché durante il viaggio che fanno ad Amsterdam lui confesserà ad Hazel di aver avuto una ricaduta e le sue condizioni poi peggiorano e quindi alla fine lui morirà. Allora, io sinceramente non mi aspettavo un finale del genere, nel senso, mi aspettavo che morisse prima Hazel, dato che le sue condizioni erano, sembravano comunque più serie, dato che lui comunque era guarito. È un libro che mi ha fatto commuovere, che veramente non è facile trattare argomenti così delicati, perché si può cadere comunque in come si dice? In luoghi comuni o cose del genere. Ed è un libro che mi ha fatto veramente commuovere, soprattutto comunque quando loro stanno male, poi la parte in cui vanno ad Amsterdam anche, e poi la parte in cui lui muore, veramente mi ha fatto piangere. Trovo che comunque noi spesso comunque ce ne mettiamo alla fine delle cavolate, quando veramente c'è gente che sa peggio di noi e alla fine non ci soffermiamo mai a pensarci. E quindi, se non l'avete letto, ve lo consiglio, è un libro che veramente fa riflettere. Trovo che i personaggi siano molto ben descritti e hanno comunque i loro alti e bassi, però cercano comunque di andare avanti per l'altro, cioè sia per se stessi ma anche per l'altro, cercano di andare avanti e fanno comunque un percorso di cambiamento dall'inizio rispetto a come erano all'inizio del libro. Loro comunque cambiano, a me è piaciuto. Poi comunque lo stile di scrittura di Green ti prende, ti viene voglia di andare a vedere se si salvano, se nel caso chi si salva o se tutti e due, se uno. Veramente, se non l'avete letto, però così, infatti poi voglio, mi è piaciuto, infatti poi voglio anche vedere il film. Cos'altro dirvi? Leggetelo, però così, infatti poi voglio anche leggere altri libri di John Green. Gli altri libri di Green non li ho mai letti, però molto ho sentito parlare di Cercando Alaska, poi ho sentito molto parlare di questo e anche dell'ultimo, di cui adesso non mi ricordo il titolo, e quindi voglio poi leggerne altri. E ripeto, se non l'avete letto, ve lo consiglio perché fa riflettere e vi farà commuovere. Quindi, promosso.
Questo è tutto, fatemi sapere se avete letto questo libro o altri di John Green e nel caso che cosa ne pensate, o anche se avete visto il film, che cosa ne pensate. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e noi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!